Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato al lavoro a maglia. Oggi sono qui con voi per mostrarvi come realizzare un nuovo modo, meglio un nuovo modello di lavorare la lana. E vi faccio vedere come. Allora, mettiamo sicuro il nostro filo di lana sull'uncinetto e poi iniziamo a fare delle maglie. Ne serviranno un bel po'. Io per esempio qui ne farò almeno 16/17, soprattutto perché la lana è fina, quindi ci serve una catenella un po' più lunga. E poi pian pianino rientro dentro ogni maglia e faccio passare all'interno il filo. Lavoro all'uncinetto classico, molto semplicemente. A questo punto tiro all'interno il filo e lo faccio passare per ogni due maglie. Ecco qui, questa è la prima catenella che abbiamo fatto. Ora io mi infilo nel mezzo della catena e molto semplicemente passo sotto queste linee in mezzo che voi state vedendo, no? Porto poi all'interno la lana. Quindi porto all'interno, arrotolo, passo in mezzo e porto all'interno. Arrotolo, passo in mezzo e porto all'interno. Sempre lo stesso procedimento. Quando arrivo alla base, mi sposto e porto all'interno il filo facendolo passare ogni due maglie. Rientro poi all'interno del cerchio più vicino . Lavoro le maglie all'interno dei cerchi . Vedete questi cerchi grandi che si sono formati al lato . Li utilizzo appunto per proseguire il modello . Quindi mi infilo lì dentro . Bene, rifaccio nuovamente il procedimento della parte laterale, quindi dove mi infilo al lato con i cerchi più grandi. Arrivo fino alla base. Qui vedete c'era il cerchietto, era un po' più piccolo. Però se voi sapete che dovete arrivare alla base, poi non vi sbagliate. E infine rilavoro sopra. Ecco, vedete, questo è il modello che abbiamo fatto finora. È molto carino perché ha questa catenella sotto che è un po' più stretta. E poi invece sopra si allarga. Continuo il mio lavoro. Ecco qui, abbiamo completato un'altra riga
qui vi faccio vedere i buchini che si formano. Praticamente noi, dopo che abbiamo lavorato con i buchini più piccoli, facciamo tutta una serie di buchi più grandi. Arrivo alla base anche qui, tiro all'interno e poi ricomincio a lavorare sempre allo stesso modo. Molto semplicemente, quando torno su mi sposto e ricomincio a lavorare scendendo. Qui potete vedere il nostro modello con questi buchi un po' grandi. Sì, infatti, può venirci bene una sciarpa magari o qualcosa del genere. Basta prenderci la mano, è facile da realizzare alla fine. Bene, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, un commento e a condividere il video e magari a iscrivervi. Noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!